la mattina super duper presto, e faccio il mio cardio. Ho 25 minuti da fare oggi, 120 minuti settimanali. La routine bene o male è questa: mi sveglio con i miei probiotici, la tisana calda, la menta, questo prepara tutto il sistema gastrointestinale. E mentre la sorseggio, l'idea di quei ragazzi del coaching su WhatsApp, la cosa che dicono sempre è: la prima cosa al mattino fare un qualcosa che ci piaccia, che ci faccia star bene. E quindi non un'attività lavorativa. Però il fatto è che io, andando a dormire presto, la notte accumulo tutti i report dei ragazzi che mi mandano su WhatsApp, i feedback degli allenamenti. La mattina mi sveglio e ci sono questi feedback dei ragazzi tutti carichi, tutti fomentati, che hanno battuto il log. Quindi per me è veramente un momento entusiasmante, perché mi carico: oh, ci ho battuto il log, dai, hai battuto, dai, hai fatto quella performance sulla pressa che non riuscivamo a sbloccare, dai. Là è per me un modo bello iniziare la mattina, perché fa capire quanto abbiamo noi della Rhino Fem, che fumerai in un ambiente bello, positivo, quindi mi incentiva a ingranare al massimo nella giornata. Invece quando vengo qua è l'unico momento in cui stacco realmente dal bodybuilding, che veramente assorbe tutta la mia giornata. Mi dedico a vedere dei podcast, e sui due argomenti principali, che sono i due che preferisco in assoluto, sono le mie passioni, sia a parte l'astrofisica, tutto il tema della fantascienza. Non sono un trekkie, però meno male che tutte queste tematiche mi interessano molto. E poi la fotografia, soprattutto il videomaking, quindi sono podcast, video, spunti. Mi dedico a questo e riesco a staccare la mente un po' dal bodybuilding in questo momento. Sono gli unici 25 minuti in cui realmente lo faccio. Per essere una giornata ruota attorno a questo meraviglioso sport. E ti porterò con me all'interno di questa giornata. Andiamo insieme a vedere quella mia giornata off season. E con oggi vi presento questa nuova serie, quindi benvenuti in The Rise. Ok ragazzi, allora, primo pasto della giornata. Ho 100 g di avena, 100 g di blueberries, mirtilli, uno scoop di Isofuji e 20 g di peanut butter, quindi di burro d'arachidi. Ok, una delle strategie per rendere l'avena più buona è quella di inserire un filo di sale. Questo me l'ha insegnato la Fufa. Quindi ci metto 2 g di sale direttamente prima di cuocere, prima di mettere l'acqua. Così si amalgamano bene al meglio. E da qua andiamo a mettere l'acqua bollente. Più o meno per 100 g di avena vado quasi all'orlo di questa tazza. Ho scoperto questa cosa. La lasciamo fare e nel frattempo prepariamo il resto. È droga. Ok, poi integrazione con questo pasto, lo sapete, 2 capsule di Black Guardian, 2 capsule di Cetribol. Quindi partiamo subito con un bel input detox per il corpo. Mentre aspettiamo, ci facciamo, sapete cosa? Un bel caffè. Piccolo trucco per quanto riguarda il burro d'arachidi: ovviamente se noi utilizziamo questo MyProtein, che è veramente più buono in assoluto, una droga, arriva a mangiare quasi tutta l'avena. Quando ne rimane poca, vado ad aggiungere il burro d'arachidi, perché se l'aggiungo all'inizio si perde un po' il sapore, gli dà una nota in background. Invece in questo modo l'ultimo boccone è super prepotente, super burroso. Quindi quello che faccio è mangio quasi tutta l'avena, quando ne rimane poca abbondo. E soltanto in questo momento vado a mettere i miei 20 grammi, precisissimo, di burro d'arachidi.
così vado a mantecare, di nuovo termini culinari, e esce un qualcosa di assolutamente delizioso. Un uovo burroso, super burroso. Allora, la mattina è dedicata in realtà a tutto il momento in cui non sto facendo attività di genere, è dedicata al lavoro. E per chi non sapesse, che è una cosa di cui parliamo poco noi, in questo momento stiamo gestendo in tutto il mondo Rhino Coaching 5 aziende, quindi c'è tutto il discorso della pubblicazione dei programmi di allenamento di Rhino Academy, che non è soltanto il corso principale, ma sono tutti i corsi che stiamo organizzando con i tecnici. Tra parentesi, dobbiamo darvi novità anche su questo. C'è tutta la sezione, l'azienda dedicata al Rhino Athletics, quindi sta per uscire la nuova collezione e siamo super contenti perché sono dei capi veramente veramente belli. Adesso stiamo organizzando lo shooting fotografico, il nuovo sito, e dovremo lanciarla a novembre. Abbiamo Rhino Nation, e che è, adesso abbiamo quasi 700 membri, e è un portale che sta veramente ingranando tanto. Ci eravamo dati tempo 3 anni per poterlo far crescere, ma sta andando a una velocità pazzesca e state apprezzando tantissimo i contenuti, di questo siamo super felici. E adesso, tra poco, 2021 diventerà un'app, quindi trasferiremo tutto quanto sull'app Android e iOS, e ci stiamo già lavorando, in questo momento è in produzione. E poi c'è il coaching. Oggi è mercoledì, quindi sono arrivati già tutti i report dei nostri atleti, per cui oggi è un giorno molto più dedicato al coaching che ad altro. C'è la produzione di video e contenuti, quindi il consiglio che vi posso dare, dal momento che sono veramente tante tante attività, bisogna sentire i manufacturer delle varie sezioni, bisogna andare a sentire il reparto segreteria, i magazzini per Rhino Athletics, insomma, sono sempre tante cose che si accumulano. Fate una specie di schedule, che non è mai necessariamente troppo fissa, però io so ad esempio che il martedì e il giovedì sono giorni dedicati alla registrazione dei video, quindi so che quelle mattine sono assolutamente chiuse. So che il mercoledì, oggi ad esempio, adesso tra poco c'ho una consulenza, come ce l'ho anche il lunedì e il venerdì, insomma c'ho delle giornate dedicate ad ogni cosa, perché sennò veramente uno impazzisce, non ha mai modo di fare. Quindi datevi sempre una specie di schedule, siate abbastanza precisi con il lavoro da fare. Una cosa su cui non ho una schedule è la programmazione dell'uscita dei vari contenuti, dei video eccetera, che faccio sempre un po' ad intuito, perché ci basiamo molto sulle richieste che fate anche voi, quindi da questo punto di vista è sempre tutto abbastanza imprevedibile, ogni settimana cambia. E per cui niente, stiamo veramente facendo tanto e siamo veramente veramente contenti della risposta che abbiamo da parte vostra, quindi questo ci incentiva a fare sempre di più. Adesso ho appena finito di pubblicare il Q&A, e lo pubblicherò domenica, l'ho appena esportato. Ora tempo un quarto d'ora, c'ho una consulenza e nel frattempo continuo a lavorare un po' con il coaching. Allora, pre-workout, secondo pasto della giornata. Ho 80 grammi di cereali, e noi utilizziamo o i cereali di riso o quelli di mais, che sono super digeribili, e oggi abbiamo cereali di mais, perché quelli di riso sono finiti. Questi sono i Kellogg's classici, ragazzi, la cosa più semplice del mondo. Poi 40 grammi di Isofuji, lo utilizzo al cioccolato, e faccio una cremina con poca poca acqua prima di shakerarle, perché diventa densa, quelle al cioccolato sono veramente fantastiche, quindi ci vado a addensare tutti i cereali, una cosa troppo bella, goduriosa. E 20 grammi di pasta di cacao, che in realtà abbiamo finito, quindi oggi saranno 20 grammi di burro d'arachidi, e utilizzeremo il nostro burro super buono di MyProtein. E visto che verso quest'ora inizia a fare veramente freddo, non so perché quest'ora sento tanto tanto freddo, mi faccio un tè al peppermint, uno per me e uno per Joe, super bollente. Questo bollitore è veramente fenomenale, è la svolta per il bollitore in casa. Comunque, questo è il mio pre-workout. Oggi sarà una sessione push, una sessione, vediamo di spingere per bene, di creare abbastanza pump. Abbiamo appena alzato le calorie, quindi il mood è sicuramente molto molto positivo. Ah, è una banana pre-workout. Questo è molto old school, è una new entry che ho inserito per rallentare un po' la digestione. E in tutto questo, scusate perché
su questo mi perdo sempre. Nel mio pre-workout ho due capsule di Insolumin R per schiaffare tutto quanto, questo è nuovo, schiaffare tutto quanto nel muscolo il più possibile. In questo modo arrivo all'allenamento che il glicogeno sta nel muscolo, ho digerito, sto bello pieno e ho subito un pump molto d'impatto che vado poi a massimizzare con l'intra-workout. Quindi questo è, e io vado a mangiare. Ragazzi, benvenuti in questa sessione di allenamento. Oggi terza rotazione di push, una rotazione un po' più orientata sul pompaggio, quindi non vado a caricare troppo come terza rotazione. Allora, nel menù abbiamo un preaffaticamento di machine flies, farò un ramping sulle 10 ripetizioni fino al cedimento, poi andrò a caricare un po' di più e farò un cluster set droppando il carico, poi vedremo bene nel dettaglio. Primo compound, una super incline, quindi vado a targetizzare più l'upper torso in generale, il deltoide anteriore, e farò un loading set in response, probabilmente un response alla DC, e successivamente un lavoro molto molto metabolico, quindi comunque aggiungerò un secondo set in questo compound. Secondo compound, una chest press dell'Atlantis, quindi passiamo a lavorare in maniera più dettagliata il petto, farò un ramping sempre per non arrivare a caricare troppo, quindi per ora sto utilizzando in questa prima fase del mesociclo lavori di accumulo di fatica, quindi un ramping più o meno sulle 6 ripetizioni. È arrivato a cedimento, quindi non un 6 RM effettivo perché accumulerò molta fatica durante il ramping, inserirò un secondo set un po' più metabolico con probabilmente un cluster set. Adesso vedremo nel dettaglio cosa. Da là passerò una panca piana e l'ho inserita in questa terza rotazione principalmente perché è un esercizio che sento molto bene e sinceramente mi piace anche molto e voglio in qualche modo coltivare, e però lavorerò a carico abbastanza alto, abbastanza basso, lavorando un po' più sul tonnellaggio, con probabilmente farò 3 serie con 3 failure point finali, quindi saranno 3 cluster set con 3 failure point finali. Da là lavoro di isolamento sul petto, quindi una chest flies, credo che la farò ai cavi. Adesso vediamo un attimo cosa è disponibile e cosa mi ispira al momento, perché è la prima volta che faccio questa terza rotazione, quindi in questa fase è anche una fase in cui vado a settare bene o male tutti gli esercizi su cui andrò a progredire successivamente, in cui vado a avere dei feedback, a capire bene esattamente come muovermi, perché magari mi sento cotto dopo il primo loading set di Smith Super Incline e non faccio la seconda serie, insomma è un beta test. Da là passerò alle spalle, farò un lavoro di side raises, credo al macchinario, alla Delts Machine, abbastanza metabolico. Dall'ai tricipiti farò una variante di push down, una variante di dips probabilmente al macchinario, una variante di estensioni dietro la nuca, adesso vedo se unilaterale o meno con un macchinario o meno, e concluderò con un po' di addome. Questo è il menù del giorno, stiamo a vedere come va, andiamo ad allenarci. C'è una cosa che non ci dice mai nessuno, che alla fine, per quanto la vita, il destino, la fortuna possano mettersi in mezzo, è sempre una nostra scelta. Siamo noi a decidere chi essere, siamo noi a determinare dove arrivare, a capire cosa vogliamo raggiungere. Il nostro futuro, i nostri successi, la nostra strada sono tutti determinati dalle nostre scelte. Dalla scelta di fare un passo indietro perché in fondo non ne vale veramente la pena. Ho la scelta di fare quel dannato passo avanti e mettere tutti noi stessi in gioco, perché diamine lo voglio. Per questo vi dico che questo sport non è per tutti. È solo per chi sceglie di spingere e superare un certo limite, un certo status quo che il nostro corpo vuole imporci. Lo so già che questo anno sarà fantastico, so già che otterrò tanti successi, so già che ogni sessione vorrà portata all'estremo, che ogni dannata serie mi toglierà l'anima, so già che brillerò nei prossimi anni sui palchi tanto quanto mi dannerò in sala. E lo so perché l'ho scelto, perché scelgo che sia così. No! Sta a voi scegliere, sta a voi capire chi siete, sta a voi decidere fino a che punto arrivare, se accontentarvi o chiedere di più. È tutta la vostra scelta. Ok, allora, post-workout ho i miei duetti di riso che ho preparato prima.
e con il cuociriso. Ma ragazzi, ci sono tre cose che servono per essere un vero bodybuilder: il cuociriso, il micro cook, questa delizia qua per cuocere le verdure, le patate dolci, un metodo di cottura che preserva un sacco gli alimenti perché c'è poca acqua, quindi le vitamine idrosolubili rimangono tutte quante, una pseudo vaporiera, fantastica. E il magic milk, che è quello che facciamo per il cappuccino, se ci seguite su Instagram. Sono tre presupposti, prima anche di essere grossi, perché sono questi che vi permettono di essere grossi, ok? Quindi ho i miei due etti di riso, già preparati, 150 grammi di pollo, questo qua l'abbiamo pesato per la giornata, ovviamente sono 150 orientativi, perché poi li vado a mettere, devo finire il mio tot giornaliero, almeno sono 150, un po' di più a cena, e rendete facili le cose che vanno rese facili. Ci aggiungo un po' di verdure, in questo caso abbiamo dei fagiolini e delle spezie per insaporire e un bel po' di sale per gestire tutto quanto al meglio. Quindi post workout sono veramente veramente super affamato, la sessione è andata benissimo se l'avete vista, quindi questo è. Mangiamo. Ah. Allora, il clima qua è superbo per gli amanti del genere e allora fatto quattro passi dopo il riposino post workout, un po' per svegliarmi, per non essere troppo ingolfato, un po' per rispondere a tutti i ragazzi su WhatsApp, quindi mi sono dedicato bene al coaching, ho ascoltato gli audio, ci sono fomentati a vicenda. Tra poco ci sono gli italiani FBB Elite e a novembre, quindi ci sono tutte le qualifiche prima, ci abbiamo Alessandro in preparazione, Irene in preparazione, gli altri ragazzi presi dalla stagione agonistica, quindi sicuramente è un periodo molto molto busy perché dopo il Covid è ripartito tutto. Per cui anche su questo lato siamo super presi. Allora, volevo spendere qualche minuto per presentarvi questa serie, The Rise, parlarvene un pochetto e cercare di far capire un po' che cosa vogliamo portare, che cosa vogliamo fare. E ragazzi, anche in questo siate proattivi, scrivete qua sotto nei commenti qualsiasi suggerimento, qualsiasi idea che avete e quello che vorreste voi stessi vedere, così cerchiamo di accontentare tutti quanti e portare dei contenuti apprezzati qua sui canali. Come vedete, il motore Rhino Coaching dal punto di vista di produzione video sta a mille in questo momento, perché abbiamo i podcast, i Q&A, i contenuti su Rhino Nation, i contenuti qua su YouTube, insomma stiamo marciando molto velocemente. Adesso su Rhino Nation esce pure l'Academy, quindi tutto il video corso completo, andremo a rilasciare due episodi a settimana, quindi insomma stiamo marciando parecchio, fateci sapere che cosa vorreste vedere. Allora, che cos'è The Rise? L'ascesa, sostanzialmente questo nuovo inizio qua in un nuovo paese in cui voglio dedicarmi al mio essere atleta in maniera molto più seria di quanto io abbia fatto fino adesso. Quindi sostanzialmente dopo le competizioni dei British Finals, dopo il terzo posto fatto in una competizione nazionale IFBB e l'apprezzamento che c'è stato anche da parte dei giudici, degli altri atleti, ho deciso di mettermi in gioco seriamente e vedere di riuscire a portare una condizione sicuramente molto più importante, molto migliore, e cercare di prendere nei prossimi anni il tesserino da professionista in FBB. Quindi questo è il progetto sul medio periodo, per cui The Rise è proprio questo, questa ascesa, questo nuovo inizio che voglio condividere con voi. Ora sapete che tutto quello che faccio dal punto di vista di alimentazione, integrazione, allenamento viene condiviso tutti i giorni su Rhino Nation, sul mio log, quindi sicuramente questo aspetto contenutistico è coperto, però credo che condividere le cose con dei video possa far passare il messaggio anche in maniera diversa, in maniera un po' più frizzante se vogliamo, lo coloriamo con i log, posso parlare con voi, insomma può essere un qualcosa in più. Quindi The Rise vuole essere proprio questo, cercheremo di fare quanti più video possibili, uno al mese, uno ogni due settimane, uno ogni due mesi, insomma in base al tasso di pubblicazione e gli impegni che abbiamo, per tenervi aggiornati su quella che è la mia off-season, quindi questo percorso, o meglio, l'off-season adesso e poi quella che sarà la mia preparazione, quindi farvi sapere un po' come strutturo il tutto, qual è il piano, qual è la linea guida e so on. Ora, l'idea che avevo io, e ditemi se può essere una cosa apprezzata, è comunque ogni episodio scegliere un tema da affrontare e in questo modo anche
sempre il discorso di portare un contenuto formativo, non mi va di far vedere un full day of eating fine a se stesso, un allenamento fine a se stesso, perché sono cose che potete riapplicare, però hanno l'utilità che hanno, realmente non vi danno un wow di base. Però scegliere un tema madre per ogni episodio, per portarvi un contenuto e farvelo vedere appieno, vivere appieno, tramite me, tramite quella che è la mia esperienza, tramite quelli che sono i miei obiettivi, il mio percorso, credo che possa essere più interessante. Quindi anche su questo, probabilmente su Instagram, farò dei post in cui vi chiederò a voi di scegliere dei macro temi da affrontare per i successivi episodi che andremo a girare. Il tema di oggi, oltre al discorso di presentazione di The Rise, è quello di quali sono gli obiettivi di un bulk, di una fase di off-season che un atleta dovrebbe porsi, perché è un discorso che purtroppo vede tanti fraintendimenti di base. Credo che generalmente il problema è che le persone vanno a concepire, vanno ad aver paura della fase di bulk, perché sono molto focalizzati da una parte della condizione, sulla condizione, quindi sul livello di tiraggio, su quello che realmente vedono allo specchio. Quindi questo inevitabilmente li porta a tenere un freno a mano tirato per quanto riguarda la spinta calorica che possono realmente sostenere, che dovrebbero sostenere. E dall'altra, e questa in realtà è la causa per cui le persone si ancorano a una condizione, è il fatto che non si sa realmente come vedere i propri progressi. Cioè, in una fase di off-season io, ok, mettiamo conto, se devo preparare una gara, vedo il peso rispetto al tiraggio, alla BF, vedo il lavoro che ho fatto, vedo le simmetrie muscolari, ho un parametro concreto per vedere il risultato che ho ottenuto, quindi un obiettivo concreto. In off-season qual è questo obiettivo? Cosa sto a vedere? Perché poi i processi ipertrofici sono processi lenti, cioè non è che nel giro di un mese, due mesi, tre mesi mi vedo che effettivamente ho creato ipertrofia. L'ho creata, ma si parla di un quantitativo minimo che, distribuito su tutto il corpo, realmente non vado a vedere. Quindi su cosa devo basarmi? Per cui voglio condividere con voi quelli che saranno gli obiettivi di questa off-season. Allora, l'obiettivo di base sarà quello di lavorare in maniera molto molto importante sulla performance. Ora, in quest'ultima off-season precedente, sicuramente ho fatto un lavoro molto incentrato sul creare dei carichi di base. Quindi i lavori erano molto semplici, abbastanza scevri da tecniche di intensità, e ho cercato semplicemente di aumentare ogni percentuale di RM dei diversi schemi motori, quindi di aumentare quanto più possibile il 6-8 RM di ogni esercizio, aumentare quanto più possibile il 10-12, aumentare quanto più possibile il 15-20, eccetera, eccetera. E devo dire che questo mi ha portato grandi risultati, sicuramente grandi adattamenti, perché mi sono portato con uno stage weight di 4 kg in più rispetto all'anno precedente, quindi sicuramente è stato un anno proficuo, considerando anche il lockdown e tutto il resto. Però alla fine il problema è che è stato un aumento così repentino dei carichi che ero costantemente cotto da un punto di vista del sistema nervoso centrale, quindi ogni 4 settimane dovevo scaricare, non riuscivo neanche a concludere una rotazione, eccetera. Quindi questo è un po' un errore che devo cercare di tamponare in questa prossima off-season. Sicuramente non ho dei carichi eccessivamente alti, per cui c'è ancora margine di aumento dei carichi, per cui un obiettivo principale è sicuramente quello di continuare a creare e aumentare i carichi sui diversi esercizi. Una componente in più che voglio cercare di aggiungere è quella di lavorare anche bene o male sul tonnellaggio, che è un qualcosa che ho strutturato anche per esempio su ADE, ossia voglio che questo guadagno dei carichi abbia un transfer poi su un aumento del tonnellaggio quando vado a lavorare in maniera più densa. Quindi quello che Massaroni identificava come le serie interrotte, forme di cluster set in cui non do tempo al muscolo di recuperare l'ATP. Ecco, se io ho un determinato carico sulla panca piana, voglio che poi quando vado a fare un determinato cluster set sulla panca piana riesca a mantenere quei carichi, ossia voglio che questi carichi possano essere una solida base per fare poi dei lavori più densi. Quindi la struttura dei miei allenamenti, se andate a vedere in questo momento, è basata su questo. Attualmente sto lavorando in push pull legs su 5 giorni a settimana, quindi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì riposo, venerdì, sabato, domenica riposo. Ora, questi sono i 5 giorni in cui mi alleno, io vado a distribuire una push pull legs, quindi vado a fare push pull legs, ok, fino a mercoledì, giovedì riposo, push pull, domenica riposo, legs push pull, giovedì riposo, legs push e riposo, e via discorrendo. Quindi ho una split su 3 sessioni, divisa però in 5 giorni settimanali. Quindi le cose si falsano, però io i miei giorni di allenamento sono sempre quelli. E questo mi porta ogni settimana ad avere un distretto, una sessione che vado a privilegiare, che è la prima,
per esempio push pull legs, il push lo faccio dopo un giorno di riposo, quindi sono molto forte, e lo faccio di nuovo giovedì, venerdì dopo un giorno di riposo, che sarebbe il giovedì, e quindi sono molto performante. Ogni settimana la prima sessione che vado a fare è quella che trae più beneficio, perché è quella che andrà a essere fatta dopo un giorno di riposo, per cui vado a distribuire abbastanza equamente il focus. Per cui questa è l'impostazione della split. Ora, per ognuna di queste sessioni, la struttura generale è quella sui distretti piccoli, spalle e braccia, cercare di avere un volume abbastanza elevato, perché sono distretti per me carenti, però lavori più che altro metabolici, perché tendenzialmente sono distretti che rispondono meglio a questi lavori, non voglio sovraffaticare il sistema nervoso centrale. Viceversa, sul dorso e sul petto, la struttura più o meno è quella di avere per ogni esercizio un loading set, quindi una prima serie in cui vado a cercare di caricare tanto e lavorare tanto sul carico in generale, migliorare questo carico gradualmente, e poi successivamente una seconda serie che può essere con un carico leggermente superiore, leggermente inferiore, non lo so, molto inferiore o di poco sotto, questo dipende, in cui vado a utilizzare una forma di tecnica di intensità che può essere un cluster set, un top set, un lavoro sul tempo, questo dipende dal macchinario specifico, dall'esercizio specifico, da dove è collocato, eccetera. Di nuovo, le specifiche del workout le trovate tutte quante su Rhino Nation, e là è un posto libero dove poter farmi tutte le domande del genere, perché ogni sessione comunque le vado a strutturare secondo logiche e la vado a commentare e spiegare. Quindi sostanzialmente un bilanciamento tra una componente di forte intensità e lavoro sul carico e una componente invece di lavoro un filo più denso, proprio per cercare di non sovraccaricare troppo il sistema nervoso centrale, avere un certo tonnellaggio di base che poi dovrebbe essere un driver molto importante per l'ipertrofia. Questa è la struttura di base, ovviamente andrò a interrompere e variare nel momento in cui sono un po' più cotto, quindi andrò a fare dei tapering, dei load, eccetera. Però questo per dire, tornando all'argomento principale, cosa concentrarsi in una fase di off-season? Lo scopo che io mi pongo è quello di diventare dannatamente forte su tutti questi tipi di lavori, sia su straight set, quindi sulle percentuali di carico, diventare stabilmente forte su un 6-8 RM, un 8-10, un 10-12, eccetera, sia anche i lavori più metabolici. Quindi portare il muscolo ad avere un'ottimizzazione del recupero dell'ATP, e quindi un'ottimizzazione di lavori in cui il tonnellaggio è il focus principale. Una volta che diventerò il mio focus sarà proprio quello di riuscire a progredire sessione dopo sessione, passo dopo passo, sulla performance, e finché questo lavoro di performance viene ottimizzato, allora le cose vanno bene. La mole calorica verrà adattata. Adesso sto partendo che più o meno sto sulle 4.000 calorie, giorni on, off sto un po' più basso, però più o meno sto là, sto a 500 grammi di carbo, l'avevo calcolati prima perché volevo dirveli, 500 grammi di carbo, una sessantina di grassi e un 300 grammi di proteine nei giorni on, negli off sto un po' più basso e i grassi un po' più alti comunque. La mole calorica verrà spinta gradualmente in base alla performance, quindi questo è un altro punto principale. L'allenamento, se vi allenate in un certo modo, vi richiederà sempre più energie, perché la performance andrà a migliorare costantemente. Richiedendovi sempre più energie, logicamente dovrete sostenere con una mole energetica. Quindi quello che all'inizio era un vostro surplus di 500 calorie, se vi allenate in un certo modo, lo coprite subito, perché in un attimo arriverete a spendere 500 calorie in più al giorno allenandovi in un certo modo, vuoi per l'allenamento, vuoi per l'epoch successivo, eccetera, eccetera. Da qua alla fine dell'off season, e questa è una cosa che vedo con tutti i ragazzi, quindi non sono io, meno male, l'eccezione, si arriva ad avere una mole calorica che è di 2-3.000 calorie rispetto al set point iniziale. Quindi se siamo partiti da 2.500 calorie, arriveremo facilmente a 5.500 calorie. Se siamo partiti da 3.000, arriveremo facilmente a 6.000 calorie alla fine della fase dell'off season, ok? Questo perché sono calorie che servono a sostenere una certa performance, una certa mole di lavoro, ok? Quindi non sono buttate là perché non devono essere loro a creare un surplus di peso, a creare un aumento di peso, ma devono essere semplicemente funzionali all'allenamento, che è il vero driver che vi porta poi ad aumentare l'ipertrofia. Difatti la massa grassa, per quanto aumenterà in maniera minima, se fate le cose fatte per bene. Non vi sovrallenate, non fate junk volume, ma rendete l'allenamento quanto più intenso possibile. Quindi questo è il canovaccio di base, le cose su cui mi focalizzerò in questa successiva fase di off-season. Gli alimenti saranno quanto più puliti possibili, quindi fonti che vado a digerire molto molto bene. Avrò un cheat settimanale, perché sono fortunatamente sposato con la donna più fantastica del mondo e voglio godermi la mia vita matrimoniale. In una fase di off-season sono fermamente convinto che
Un cheat non è sicuramente la scelta migliore se fossi un professionista che punta all'Olimpia, però dal momento che le mie priorità sono diverse, il gioco vale la candela e sicuramente non mi priverò mai di quel momento settimanale in cui posso godermi la mia vita coniugale. Tra l'altro con Giorgio abbiamo una bella tradizione che vi porteremo sul canale. Non vi spoilerò niente, però chi ci segue su Instagram già la sa e vi porteremo sicuramente dei video sul canale in proposito. E, per il resto gli alimenti saranno quanto più puliti possibile e potrete seguire la mia alimentazione passo dopo passo in questi video, come anche su Runonation. Quindi questi sono un po' i criteri di base su cui dovreste basarvi per rendere un bulk efficace. Spostate il vostro focus sull'allenamento, ragazzi, spostatelo là perché è quello il vero driver e puntate a far crescere e migliorare la performance passo dopo passo, gradualmente. Date tempo al corpo per recuperare, date tempo al corpo per sovracompensare, ma tartassatelo in maniera più brutale possibile. Questo è. E niente, ragazzi, qualsiasi osservazione e domanda scrivetela qua sotto. Io adesso mi metto a lavorare.